Allora, facciamo questo esercizio del mazzol di microvoci che vedete a schermo. 0,2 moli di gas ideale biatomico compiono il ciclo ABCDA rappresentato in figura, dove la trasformazione AB è una isoterma irreversibile, mentre BC è una diabatica, CD è un'isobara, DA un'isocora, queste ultime tutte reversibili. I valori dei volumi sono V con A è 5 litri, V con B 10 litri, V con C 15 litri e la temperatura TA vale 900 Kelvin. Nell'isoterma AB il gas assorbe il calore Q0, 860 joule, quindi ci dice quanto gas assorbe nell'isoterma. Si determina il lavoro ottenuto nel ciclo e il rendimento, quindi vuole sapere quanto lavoro viene fatto nel ciclo e il rendimento, e poi dice ripetere il calcolo nell'ipotesi che la trasformazione AB sia invece reversibile. Allora, quindi i dati ve li siete segnati, no? Ce li avete da parte. Ora li posso cancellare. Allora, quando ci sono questi esercizi di termodinamica, io consiglio sempre, soprattutto quando uno comincia a farli, questi esercizi, di farsi sul foglio su cui fa l'esercizio il seguente specchietto. Che nel caso di questo esercizio sarà fatto così. Lo specchietto fatto così. Uno qua ci mette lo stato, quindi A, B, C e D, e qui ci mette la pressione, il volume e la temperatura. Supponiamo che la pressione io la misuri in Pascal, quindi i numeri saranno in Pascal, i volumi li metto in metri cubi e le temperature le metto in Kelvin. E comincio a calare dentro questo specchietto i dati del problema. Il problema che cosa mi dice? Mi dice, mi dai i volumi subito. Mi dice, il volume dello stato A era 5 litri. Che in metri cubi è 5 in 10 a meno 3 metri cubi. Il volume dello stato B è 10 litri, quindi 10 in 10 a meno 3. Lo stato C aveva 15 in 10 a meno 3. E poi mi domando, il volume D ce l'ho? Sì, ce l'ho, perché è lo stesso di A. Quindi il volume dello stato D è 5 in 10 a meno 3. E comincio il sudoku della termodinamica, come lo chiamo io, no? Poi che cosa mi dice? Mi dice la temperatura dello stato B, che è 900 Kelvin, e lo segno qui, no? E delle temperature ne conosco qualcun'altra? La temperatura di A, perché? Perché la trasformazione tra A e B è isoterma. Dice, professore, ma è irreversibile. Lei che direbbe? Dice, è irreversibile la trasformazione tra A e C, però è isoterma. Quindi la temperatura di A è 900 Kelvin. Ok? Quindi so queste cose. Adesso, nel Sudoku, qual è la regola che si usa in termodinamica? Non è quella di mettere tutti i numeri diversi nelle caselle, ma che P, V e T sono legati da PV uguale nRT. Quindi se io so pressione e volume, posso determinare la temperatura. Se so volume e temperatura, posso determinare la pressione. Allora, questo che vuol dire? Che quando guardo queste righe, sicuramente mi posso calcolare la pressione qui e la pressione qui.
applicando PV uguale NRT. D'accordo? Quindi posso fare questa cosa semplice. Adesso, perché sarebbe molto facile, possiamo anche farlo, ma non lo faccio, no? E chiaramente, scusate, quindi posso determinare queste due, d'accordo? Adesso non lo calcoliamo, perché al momento non ci serve, no? Potrei calcolare qualcos'altro? Qualcun'altra di queste variabili di stato in qualche stato particolare? Cioè, ci sono delle informazioni in questo grafico che mi permetterebbero di calcolare qualcos'altro? Sì. Anche BC. Anche BC che intende? TC. Allora, l'abbiamo stuzzicato e ha dato una risposta giusta al vostro collega in aula, e cioè la trasformazione BC è adiabatica, le temperature degli stati sono collegati dalla formulina T per V alla gamma meno 1 è uguale a una costante, io conosco la temperatura dello stato V, conosco la temperatura, i volumi dei due stati iniziale e finale, mi posso determinare la temperatura dello stato C. Quindi io posso ricavare questa temperatura qua, dello stato C che abbiamo segnato sulla tabella. Quindi questa la posso trovare, questa la posso trovare, questa la posso trovare. Una volta che ho trovato la temperatura dello stato C, potrò determinare la pressione dello stato C. Ma il sudoku sta per finire. Se so la pressione di C, so la pressione di D. Se so la pressione di D, so la temperatura di D. No? Adesso io questo sudoku non me lo calcolo. No? Mi è sufficiente come giocatore di scacchi sapere che posso vincere. No? Non me lo calcolo. Cioè, posso calcolarmi tutto se mi serve. Perché? Perché nell'esame c'ho un tempo limitato, quindi non posso sprecare tempo a fare cose che non servono, no? Però se nel corso dell'esercizio mi dovesse servire la pressione in C, la temperatura in C, la pressione in D, bla bla bla, so che posso risolvere il sudoku e me la posso calcolare e utilizzare, d'accordo? Allora, per i primi esercizi di termodinamica che voi farete, vi consiglio di compilarlo sempre, cioè di farlo sempre, perché vi esercitate con PV uguale NRT, con le equazioni delle adiabatiche, con tutte le equazioni delle isocole, delle isobare e così via. Poi, mano a mano che prenderete la mano, uno può dire, vabbè, lo faccio quando mi serve. Allora, ci siamo? Adesso, quindi ci torneremo adesso qui, quando ci servirà. Il problema, il testo ci chiede di calcolare il lavoro complessivo nel ciclo. No? Adesso, guardando questo disegno, dov'è che il gas compie lavoro verso l'esterno o subisce lavoro dall'esterno? In quali trasformazioni? Dov'è che c'è il lavoro? Da? Diciamo da A a B. Da B a C. No? Ricordatevi che il lavoro è l'area sotto le curve, no? Quindi è l'area che sta qua sotto. E poi da C a D, cioè il lavoro anche qui. No? Sicuramente il gas non compie lavoro da D ad A, perché non cambia il volume. Adesso non mi devo spaventare, dice, ma quella è un irreversibile.
io il lavoro non lo so calcolare. E vabbè, non lo sai calcolare, poi vedremo. Tiriamo avanti, no? Allora, quindi il lavoro del ciclo è la somma del lavoro sulla trasformazione isoterma più il lavoro sulla trasformazione adiabatica più il lavoro sulla trasformazione isobara da C a D. Adesso mi devo semplicemente andare a trovare questi tre lavori. E come me li trovo? Quant'è il lavoro sulla isoterma? Il test è veramente molto gentile con voi. Perché che cosa vi dà come dato? Vi dice che nell'isoterma il gas assorbe un calore Q0. Siccome la trasformazione è isoterma, avviene a temperatura costante, e siccome l'energia interna rimane costante, non cambia, sulla isoterma il lavoro prodotto è uguale al calore scambiato. No? Sempre. Quindi isoterma. E il testo vi dice che questo è uguale a Q0. E quindi il lavoro che fa il gas è esattamente uguale a Q0, cioè 860 joule. Ok? Quindi la grande paura che mi metteva l'irreversibile mi passa. No? Ora sulla adiabatica. Se io mi vado a prendere quello specchietto con quella tabellina che abbiamo fatto l'altro giorno e che mi sarei dovuto segnare sul retro del quaderno, vedo che voi andate a guardare. No? Se andate a vedere sul quaderno il lavoro nelle adiabatiche, come si calcola? Meno N, il calore specifico a volume costante, temperatura finale, meno temperatura iniziale. No? Adesso, questo è un gas biatomico, me lo dice il testo. Quindi CV è 5 mezzi R, e lo devo sapere a memoria. No? Quindi è biatomico, CV è 5 mezzi R. Il numero di moli il testo me lo dà, mi dice che è 0,2 moli. La temperatura dello stato B ce l'ho. No? E che capisco? Che mi manca la temperatura dello stato C. Ma io il sudoku lo so fare. No? E quindi se l'ho fatto all'inizio per esercizio, vado a leggere la tabellina qui. Se non l'ho fatto, lo faccio in questo momento qui. Allora come lo faccio il sudoku? Come ci ha detto il vostro collega, devo andare a guardare la trasformazione adiabatica tra B e C ed applicare la legge delle adiabatiche tra B e C, cioè dovrò dire temperatura dello stato B per il volume dello stato B alla gamma meno 1 deve essere uguale a temperatura dello stato C per volume dello stato C alla gamma meno 1. E quindi T con C è uguale a T con B per il volume di B sul volume di C alla gamma meno 1. Ok? Adesso che mi manca qui? Mi manca gamma. Allora, in un gas biatomico CV è 5 mezzi R, CP è 7 mezzi R, perché è CV più R, e quindi gamma è 7 quinti, è CP su CV, e quindi vale 1,4. E allora capisco che T con C è uguale a 900 per il rapporto tra i volumi, VB e su VC, quanti erano i volumi? Vado a vedere il sudoku. B e C, 10 su 15. No? elevato alla 0,4.
10 su 15 è un terzo. Quanto viene? Due terzi, scusate, sbagliamo, eh. Eh? 765, vabbè, approssimiamo. 765 Kelvin, quindi io nel sudoku mi ci segno 765 Kelvin, che poi se in caso mi serviranno li utilizzerò. Allora, quindi se questo è 765 Kelvin, il lavoro sulla trasformazione BC è meno 0,2 per CV, che è 5 mezzi per 8,314, per la temperatura finale, che è 765 meno 900. Con buona pace del mio cervello. Perché con buona pace del mio cervello? Perché 765 meno 900 è negativo, che per il segno meno davanti mi dà un lavoro positivo. Infatti il lavoro deve essere positivo perché è un'espansione, no? Se mi fa il conto, questo viene 561,1, circa 561 joule. Quindi il lavoro sulla diabatica è 561 joule. Che mi manca? Mi manca il lavoro sulla isobara. No? Mi vado a prendere la tabellina, ma non ce ne avrei neanche bisogno della tabellina. Su una isobara il lavoro è P per delta V, la pressione per la variazione di volume. Quindi sulla trasformazione da C a D il lavoro è la pressione dello stato C per il volume finale, che è Vd, meno il volume iniziale. Siccome il volume finale è più piccolo del volume iniziale, il lavoro vi verrà negativo, come è giusto che sia. Adesso qui che mi manca Pc, sostanzialmente, perché i volumi ce li ho. Mi manca la pressione C. E beh, la pressione C me la calcolo col sudoku qui. No? Come la calcolo? Pc per Vc deve essere uguale a Mr per la temperatura di C. E quindi la pressione Pc è uguale a Nr, la temperatura dello stato C, diviso il volume dello stato C. E quindi mi viene 0,2 per 8,314 per 765 diviso, e attenzione, mentre prima quando ho fatto i rapporti dei volumi il fattore 10 a meno 3 non l'ho tirato fuori, perché tanto rapporti di volumi, che faccio i rapporti in litri e in metri cubi è la stessa cosa. Qui non mi devo dimenticare che devo mettere i dati in metri cubi, non mi devo sbagliare. Nella legge dei gas il volume si misura in metri cubi. Faccio sta roba qua e la pressione quanto mi viene? 84. 84? Allora, 84.800. E boh... Tutto sta pressione? Eh sì, perché il Pascal è un'unità piccola, no? È un'unità di misura piccola. Un Pascal è una pressione, è una puzza di una mucca, cioè è proprio niente. Quindi questo è 8,48 10 alla 4 Pascal. E me la metto qua, 8,48 10 alla 4, non si sa mai. Magari nel futuro mi serviranno altri dati e io ce li ho scritti lì.
Allora, quindi a questo punto vengo qui, mi mancavi te, eh. Ah. E quindi ho 8,48 per 10 alla 4 che moltiplica VD è 5 meno VC era, me lo ricordate? 15 per 10 a meno 3 perché sempre in metri cubi devo mettere. E quando faccio questa roba qui, quanto mi viene? 80, 848? Quanto viene? Giusto? Viene 800 meno 848 joule. E quindi a questo punto io sono in grado di calcolarmi il lavoro del ciclo, che era la somma dei tre pezzi, quindi è sicuramente meno 848. Poi avevo 561. E il primo lavoro ce lo dava il testo, era 860 joule. E quindi quando sommo tutte queste cose mi viene 573 joule. Quindi il lavoro fatto dal gas nel ciclo è 573 joule. Ora il testo ci chiede di determinare il rendimento. No? Il rendimento come lo posso calcolare? Ho già calcolato il lavoro, no? Che basta che mi calcolo il calore assorbito, no? Cioè il rendimento che è il lavoro prodotto sul calore assorbito, W già l'ho calcolato, è inutile che. Adesso qui, in questo ciclo, dove assorbo calore? Quali sono le trasformazioni in cui assorbo calore? Dove non assorbo calore? Eh? Sicuramente non tra B e C, perché è adiabatica. No? Dov'è che assorbo calore invece? Tra E B. Tra A e B, perché qui il gas ce lo dice il testo. Poi tra D ed A, mi dico in aula, eh sì, perché questa è una trasformazione isocora in cui la temperatura aumenta e quindi assorbe una certa quantità di calore. L'ultimo indiziato chi è? Mi potrebbe venire il dubbio, no? Dice tra C e D è assorbito o ceduto? È per forza ceduto perché in un ciclo un gas deve per forza cedere da qualche parte. Quindi questo. E poi comunque la temperatura che fa andando da C a D diminuisce perché passo da un'isoterma, dall'isoterma che passerà per il punto C alla isoterma che passerà per il punto D, quindi la temperatura diminuisce e quindi il calore deve essere ceduto. Quindi in questa formulina qua, io qua ci devo mettere il calore da A a B più il calore da D ad A. No? Ma il calore da A a B me l'ha dato il testo, è Q0. Quindi mi rimane da determinarmi questo calore che viene assorbito da D ad A, ma è un'isocora. Mi guardo la mia tabellina e me lo vado a vedere. Quant'è il calore
da D ad A. Come lo calcolo? NCV, la temperatura dello stato A meno la temperatura dello stato D. No? Adesso la temperatura dello stato A la conosco, mi manca la temperatura dello stato D. La posso determinare? Eh sì, la posso determinare. Come fa? Allora, D è alla stessa pressione di C, quindi qua c'ho 8,48 per 10 alla 4, e mi posso determinare la temperatura dello stato D direttamente. Allora, posso direttamente dire scrivermi qua NCV T con A meno, qui sfruttando che P per V deve essere uguale a NRT, la temperatura è pressione volume diviso NR, quindi questo è la pressione di D per il volume di D diviso N volte R. Quindi posso fare direttamente il conto e quindi ottengo, me li dettate, 0,2 per 5/2 R, la temperatura dello stato A era 900 meno 8,48 per 10 alla 4, il volume di T era 5 litri, 5 10 a meno 3 diviso 0,2 per 8,314. Un buon samaritano si fa sto conto qua, mi dicono 2681 joule totali. Ah, cioè il calore assorbito nella trasformazione di A mi viene 2681, supposto che sia giusto, lo diamo per buono, eh? Allora il rendimento del vostro ciclo, che è il lavoro prodotto diviso Q0 più Q di A, è quanto era il lavoro? Era 574? 73 diviso 860 più 2681 uguale 0,16 circa 16%. Non sono sicuro, mi ricordo 0,11 io. Boh. No, no, giusto, 0,16. Quindi i calcoli li abbiamo fatti giusti. Quindi sto motore c'ha un rendimento che è una fetenzia, no? 15% di quello che gli date lo converte. Poco, molto poco. No? Quindi abbiamo capito come si fa. Allora, attenzione, molto spesso nei problemi di termodinamica bisogna fare come nelle famiglie del sud d'Italia, no? Cioè, parlare a nuora per dire a figlio, cioè, o parlare a figlio per dire a nuora, cioè bisogna fare giro un po' alla rovescia, nel senso che molto spesso per trovare una di queste variabili termodinamiche che ci mancano nel sudoku, una di queste, no? Non possiamo applicare una formula diretta come PV uguale a NRT, come sarebbe in questo caso qua, ma certe volte bisogna sfruttare la proprietà delle adiabatiche
oppure ricordarsi che vale il primo principio, cioè se ho calcolato il lavoro su una trasformazione e se so la differenza di temperatura, so la variazione di energia interna e quindi posso calcolare il calore con il primo principio. Bisogna sempre stare attenti a cercare di sfruttare tutte le informazioni che uno ha. Adesso il testo ci dice che succedeva se la trasformazione AB fosse stata reversibile. No? No, aspettate. Sarebbe successo se AB fosse stata reversibile. Niente di più facile, perché se AB fosse stata reversibile, io il calore scambiato e il lavoro scambiato su una isoterma reversibile me lo so calcolare. Su una isoterma reversibile il calore scambiato è uguale al lavoro prodotto e si calcola come NR la temperatura a cui avviene la trasformazione, che in questo caso era quello dello stato A, per il logaritmo del rapporto tra il volume finale e il volume iniziale. E questo è uguale 0,2 per 5 mezzi 8 e 314 per 900 per il logaritmo, lì il rapporto VB e VC stavano nel rapporto di 10 a 5, quindi il logaritmo di 2, e se me lo calcolo questo mi viene 2,88. Manca qualcosa. Perché 5 mezzi? Ah no, ho sbagliato qua, ragazzi. Ragione. Uno di voi mi dice perché hai messo 5 mezzi? No, ci mettevo CV. Ho sbagliato, eh? Ci devo mettere solo R. 1037. Eh? 1037. Quindi nel caso della trasformazione reversibile, calore scambiato e lavoro prodotto sono diversi da Q0, perché la trasformazione è fatta in maniera reversibile, quindi scambia più calore, produce più lavoro rispetto al caso irreversibile. Allora, che è sufficiente fare? È sufficiente di fare tutti i conti usando questo al posto di Q0. Quindi uso questo al posto di Q0, non me lo fate fare perché c'è sul libro, e se lo fate trovate che il rendimento nel caso in cui il ciclo sia completamente reversibile viene 0,2, e cioè si trova che il rendimento del ciclo reversibile è più grande del rendimento nel caso in cui una delle trasformazioni del ciclo sia non reversibile, sia irreversibile. Okay? Quindi una macchina che lavora reversibilmente ha un rendimento che in genere è più grande di quello di una macchina irreversibile. Vedremo che questo, lo faremo la prossima settimana, si chiama teorema di Carnot. Okay? Quindi troviamo questa cosa qui, a titolo di esercizio. Allora, ok, ci ho detto, finiamo
con gli esercizi e torniamo direttamente, facciamo semplicemente un accenno alle macchine frigorifere. Allora, come viene rappresentata una macchina frigorifera? Viene rappresentata in questa maniera. È una macchina che preleva un calore Q con zero da una sorgente a temperatura fredda e cede un calore Q ceduto a una sorgente a temperatura calda. Quindi prende calore dalla sorgente a temperatura fredda e cede calore alla sorgente a temperatura calda. Per fare questo la macchina ha bisogno di assorbire dall'esterno una certa quantità di lavoro. Vabbè, questo è esattamente quello che fa la serpentina del vostro frigorifero, no? La serpentina del vostro frigorifero tira via calore dalla cella frigorifera e lo butta fuori nell'ambiente esterno. La temperatura fredda è quella a 4 gradi centigradi che sta all'interno della cella, la temperatura calda è la temperatura che sta all'esterno dell'ambiente, nella vostra cucina. Per fare ciò ha bisogno di assorbire un lavoro e attenzione, vuol dire che questo lavoro è minore di zero, per quanto abbiamo detto noi, è subito dalla macchina, no? Ricordiamoci sempre che Q0 più QC deve essere uguale al lavoro W. Quindi vuol dire che questo lavoro è minore di zero, questo vuol dire che Q con zero è sempre minore di meno Q con C. No? Ma siccome Q con C è ceduto, io so che c'è un segno negativo, no? Questo lo posso riscrivere meno modulo più modulo di QC, no? Che vuol dire che una macchina frigorifera, no? Può prelevare calore da una sorgente, ma ne deve buttare di più fuori. E questo di più che butta, da che cosa dato? Dall'ingresso del lavoro, dall'esterno. Okay? Allora, si definisce XI, o anche COP, il coefficiente di prestazione energetica. Ovviamente, come lo definireste voi, se doveste definire la prestazione di un frigorifero? Quando è che un frigorifero è buono? Eh? Quando consuma poco, ma che cazzo... In termini di prestazioni qua, quando è che il frigorifero è buono qua? Quando il rapporto tra il valore acquisito e il valore ceduto è vicino a 1. Allora, quando il rapporto tra il calore acquisito e quello ceduto è vicino a 1, no, dovete essere ingegneri. Quando è che il frigorifero funziona bene? Quando leva tanto calore dal frigo e chi è il calore tolto? È Q0, quindi deve essere proporzionale a Q0. Più calore tolgo e più efficiente il frigorifero. E che cosa voglio come ingegnere? Che il lavoro sia poco, che sto motore che sta sotto consumi poco, no, se no col cavolo che sto in classe a più. E quindi qua sotto ci metto il modulo. Perché il modulo? Perché deve essere un numero positivo, no? Quindi metto il modulo del lavoro. Quindi il coefficiente energetico non è quando consuma di meno, perché io gli tiro di appennate, no? È quando Q su W è grande. No? Adesso noi non lo facciamo, perché tanto è inutile che facciamo il calcolo, no? Ve lo dico solo a voce e poi vi copio la formula. Chiaramente se io prendo un ciclo di Carnot e lo faccio eseguire alla rovescia, no? Cioè se eseguo un ciclo di Carnot alla rovescia, allora il lavoro durante il ciclo è minore di zero, perché vi ricordate, nei cicli il lavoro cambia segno. Che cosa fa questa macchina di Carnot? Prende un certo calore Q con zero da una sorgente a temperatura fredda
e lo cede, ne cede una quantità QC a una sorgente a temperatura calda. No? Adesso io potrei rifare la stessa dimostrazione che abbiamo fatto per il rendimento del ciclo di Carnot, cioè potrei prendere questa formuletta del COP, U0 su W, metterci dentro chi sono tutte le grandezze, non me lo fate fare, ma quello che trovo è che questo rendimento lo copio direttamente TF. È TF su TC meno TF. È il rendimento, il coefficiente di prestazione, che ho sbagliato? Questo è XI. XI, la doveste conoscere, XI, perché in geometria i sistemi di riferimento hanno assi X, Y, Z e se prendo un altro sistema di riferimento ruotato rispetto a questo, gli assi si chiamano XI, eta e zeta, no? Sono lettere che dovreste conoscere, vabbè. No, comment. Sì, Comitato Solidarietà Italia. E vi viene questa quantità al COP. E chiaramente quando è, quando è che questo COP diventa grande? Quando è che io molto facilmente prelevo calore? Quando la differenza di temperatura tra i due ambienti è piccola, cioè è molto facile sottrarre calore se, diciamo, le temperature tra i due sistemi sono molto simili. Ma quando è che questo coefficiente diventa scarso? Quando la differenza di temperatura è grande. No? E va bene. Allora, con questo, diciamo, non pensiate di salvarvela, perché mi avete fatto perdere 10 minuti con il COP, no? Con il token, e quindi mo ve li riprendo. Con questo, diciamo, concludiamo il capitolo sui gas ideali. Rimane il fatto che in natura i gas ideali non esistono, cioè gas ideali sono un'idealizzazione. Ad esempio, il gas che sta dentro quei tubi al neon, che sta a circa 10 o 100, non mi ricordo sinceramente, 10 o 100 millibar, non mi ricordo, mi pare 10 millibar, è ideale. Cioè il gas, la miscela neon che sta là dentro è ideale, ma il gas atmosferico non lo è. Allora, che cosa si scopre? Che se uno va a studiare le isoterme di un gas reale, non trova il comportamento che abbiamo descritto noi. E in particolare trova, disegniamo qui questa curva qua, trova che se uno ha un gas che quando il volume è grande, diciamo, si comporta seguendo una legge che sembra una isoterma, immaginate, una legge isoterma sarebbe così, no? Cioè a alte temperature, scusate, a grandi volumi, il gas bene o male segue la legge delle isoterme. E perché? Perché se un gas occupa un grande volume posso considerare che sia rarefatto, no? Invece scopro che se io comincio a comprimere il gas, la sua pressione aumenta, no? Ma arrivato a un certo valore di soglia, la pressione rimane costante, fa un'operazione di questo genere. Cioè l'isoterma
di un gas reale non è la legge PV che noi abbiamo trattato. Allora, che cosa sta succedendo in questo punto qua? Sta succedendo che il gas sta cambiando fase. Cioè io lo comprimo, lui rimane gas. Se comincio a comprimerlo più di una certa quantità, cioè se lo costringo a stare in un volume, il gas condensa e diventa liquido. No? Quindi in questa regione qui, in cui il gas segue questa legge qui, io ho una mistura di gas e liquido. Okay? Quindi ho qua, diciamo, lo chiamiamo per il momento vapore liquido. La pressione a cui viene questo si chiama tensione di vapore. Si chiama tensione di vapore. Alla fine, quando arrivo in questo punto qua, tutto il vapore è diventato liquido. Quindi ho finito la transizione di fase da vapore a liquido e se tento di comprimere un liquido, siccome un liquido non è praticamente incompressibile, la pressione schizza verso l'alto. Quindi l'isoterma di un gas reale è fatta in questa maniera qui. Adesso se io mi studio, se prendo un gas a una temperatura più bassa, avrò che questo seguirà l'isoterma bene o male, come abbiamo detto, però poi avrà la transizione a una pressione, a una tensione di vapore più bassa e poi se ne schizzerà verso l'alto, in questa maniera qui. D'accordo? Prego, domanda in aula. La curva rossa rappresenta l'unione di tutti i punti in cui avvengono questi inizi di passaggi, no? Che mi sono disegnato prima, se no il disegno viene male, no, non lo sarei in grado di farlo. Però per ogni temperatura, questo T1, T2, esistono dei valori limite, delle tensioni di vapore, e in quei punti là mi formano poi quella curva. Non è una forma analitica, cioè non è che è una parabola, cioè ha una forma a campana rovesciata. Se aumento la temperatura, ecco, è venuto Maldi, sì. Se aumento la temperatura, la zona in cui ho coesistenza di vapore e liquido diventa più piccola, fino a che arrivo a una temperatura critica, per cui ho questa operazione qui. Allora, questa temperatura si chiama temperatura critica. In pratica, al di sopra di questa temperatura, il gas non condensa mai. Cioè, se vado a temperature più grandi della temperatura critica, non ho mai il passaggio tra vapore e liquido. Allora, per questo motivo, no? In questa regione qua, noi diciamo che abbiamo un gas, intendendo che è della materia che sta in condizioni per cui rimane sempre in fase gassosa, non può mai diventare liquida. Ok? Mentre in questa regione qua, noi diciamo che abbiamo vapore. Il vapore non è che è diverso da un gas, è un gas che però per le condizioni in cui si trova può condensare. D'accordo? Allora, questo vuol dire che il comportamento di un gas reale è molto diverso da un gas ideale. Adesso, l'approssimazione di gas ideale che noi utilizziamo, cioè di gas rarefatto, dov'è che funziona bene? Funziona bene qui, quando le temperature sono alte, perché il gas non condensa, quindi comunque io lo comprima non condensa, o funziona bene qui, dove i volumi sono grandi, perché se il volume è grande vuol dire che il gas è distribuito in un grande volume, la densità è bassa, è rarefatto. Ok? Quindi le leggi che noi diamo, dove valgono? Valgono in questa regione qui, sostanzialmente. Ok? E dipenderà da dove avviene questo processo per il gas che abbiamo.
no? L'aria atmosferica condensa a certe temperature, quindi se andiamo a temperature troppo basse, la nostra approssimazione di gas ideale per l'aria atmosferica non funziona. D'accordo? Adesso, un grande della termodinamica che si chiamava Van der Waals riuscì a modellizzare questo e dicendo: guardate, e noi diamo solo l'espressione perché voi non siate impallinate. Intanto sapete Van che vuol dire in olandese, no? Cioè, se c'hai Van davanti al cognome, sei? Sei un nobile, come Ludwig dei Beethoven, von Beethoven, no? Quindi questo era un nobile, come tutti i fisici dell'inizio Novecento. Van der Waals dice: i gas reali non seguono la legge di stato dei gas ideali, ma seguono la legge che mi dice che la pressione più un coefficiente A per il volume al quadrato diviso n quadro, aspetta, non mi fate sbagliare, sennò poi è n su v, n quadro su v quadro, infatti, se no mi sbaglio. Ecco, pressione è uguale, no, pressione. No, P più A per n quadro su V quadro per V meno NB deve essere uguale a NRT, cioè da questa legge qui, e cioè che in un gas reale devo contribuire, devo introdurre un contributo supplementare alla pressione che è inversamente proporzionale al volume al quadrato, quindi quanto più comprimo il gas, tanto più questo contributo conta, e devo sottrarre al volume questa quantità qua. Allora, qual è il senso di questa cosa? Semplicemente è di dire: quando io ho un gas all'interno di un recipiente di volume V, il volume a disposizione del gas non è proprio V, perché le particelle del gas hanno una certa, un loro volume, no? Quindi occupano spazio. Quindi il volume a disposizione è V meno il volume occupato dalle particelle stesse. Allora, B piccolo, in questa è il volume molare, cioè quello occupato da una mole, moltiplicato per N, il numero di moli, è il volume complessivo occupato dal gas. Quindi lo spazio di disposizione è più piccolo e la pressione esercitata dal gas è più elevata. Sul fatto che la pressione sia più elevata diamo solo e dentro ci sono tante particelle, immaginate una stanza piena di tante persone, no? Una persona che sta al centro viene spinta a destra e a sinistra dai suoi vicini, no? E mediamente c'è una forza nulla, no? Ma una persona che sta al bordo viene spinta solo da quelli che stanno fuori, dentro, scusate, viene spinta in fuori, e quindi sente di una forza netta verso l'esterno, che divisa per la superficie è una pressione. Quindi c'è un contributo alla pressione in più, alla pressione dovuto a questo termine qua. Adesso, se uno va a graficare la curva teorica di Van der Waals, trova che la curva teorica di Van der Waals descrive bene i dati sperimentali qui, arriva a descrivere bene i dati fino a qui, poi c'è un andamento di questo tipo qua. Cioè ha un andamento di questo tipo. Questa parte qui, diciamo, non ha senso fisico, perché qui si ha un comportamento anomalo, la teoria non rende conto
di quello che succede in realtà, ma quello che succede qui è ben determinato da quell'equazione. Quindi nel caso di un gas reale dovrò utilizzare quell'equazione là. Ma in realtà la curva di Van der Waals descrive bene anche questa prima regione qui, che si chiama la regione di gas sovrasaturo. Cioè uno può portare un gas nelle condizioni in cui non sta proprio dove dovrebbe stare secondo l'equilibrio, sta in condizioni sovrasature. E vabbè, però questo non c'entriamo. D'accordo? Allora, questo è tutto ciò che diciamo sui gas reali, perché se vi serve ve lo studierete. Una parte si fa a chimica, quindi l'avete già vista a chimica, la transizione di fase. L'ultima cosa, attenzione, scusate, l'ultima cosa che vi voglio dire è questa, che c'è una curva limite sotto il quale uno qui va in fase solido. Cioè, se il liquido condensa, se abbassa ancora la temperatura, qui passo in fase solido. Allora vedete che la mia isoterma potrebbe passare da vapore a solido. Cioè, questo processo qui è il processo di inverso, è la condensazione in solido, è l'inverso della sublimazione. No? Però attenzione, questo avviene per una temperatura particolare. C'è una curva particolare che divide la zona di liquido dalla zona di solido. Se sono su questa curva qui, no? C'ho sia vapore che liquido che solido in contemporanea. Cioè, se sono qui all'interfaccia, c'ho la coesistenza di tre fasi. E questo avviene a una temperatura fissa e a una pressione fissa. Quindi avviene per due valori, P e T. È questo, ad esempio, per il vapor d'acqua, che noi chiamiamo il punto triplo dell'acqua. Sono i valori di pressione e temperatura a cui io ho la coesistenza dei tre stati dell'acqua, vapore, liquido e gas. E come vedete, il volume non conta, perché nella transizione il volume può cambiare. Allora, ci ho detto, vi auguro un buon weekend.